comunque ha più tecnica. Come si fa a controllare che tutto vada nel verso giusto? Allora, esiste un'altra subacquea diversa da quella ricreativa dove noi, che noi siamo abituati a vedere, che si chiama subacquea tecnica ed è un termine un po' generico. Subacquea tecnica praticamente serve per fare tutta una serie di immersioni che vanno oltre i limiti ricreativi. Esempio, siamo abituati a fare immersioni entro i 30 metri, entro i 40 metri, in curva di sicurezza e così dicendo. Invece con la subacquea tecnica noi abbiamo la possibilità di superare questi limiti. Ovviamente ci sono diversi step, è un percorso simile a quello della subacquea ricreativa, però un po' più impegnativo, perché ovviamente esige che ci sia maggiore esperienza da parte dei subacquei, una maggiore consapevolezza e un maggiore addestramento, perché bisogna imparare a gestire e coordinare un po' più attrezzature e diverse tipologie di immersioni. Esempio, immersioni molto profonde, immersioni all'interno dei relitti, immersioni all'interno delle grotte. Queste sono tutte immersioni particolari che ricadono nella branchia della immersione tecnica. Per poter effettuare questa tipologia di immersioni in sicurezza esistono questi programmi di addestramento, dove si possono utilizzare diverse tipologie di miscele per andare via via più profondi. O addirittura io sono specializzato da 12 anni nell'utilizzo dei rebreather. I rebreather sono degli apparecchi che riciclano quello che noi buttiamo via, nel senso che non facciamo bolle. Allora ricicliamo una parte dell'ossigeno durante l'immersione grazie a questo macchinario, abbiamo la possibilità di stare più tempo. Grazie ai rebreather possiamo spingere i nostri limiti in profondità, i nostri limiti in tempo di immersione, e questo qua fa parte tutto, diciamo, del contesto della subacquea tecnica.